piano pandemico 2006 adottato dal Consiglio regionale di Regione Lombardia prevedeva una dotazione di riserva dei dispositivi di protezione individuale, per esempio, che dovevano già essere presenti nelle varie aziende, sopra, allora aziende sanitarie locali, perché un altro degli aspetti che è dove è carente lo Stato, o meglio l'Italia, è che ci si deve rendere conto che le pandemie o le epidemie sono come i terremoti. Non si sa quando, ma arrivano. Se voi fate un excursus storico, scoprite 2003 la SARS, 2005 l'aviaria, 2009 la suina, 2020 il Covid-19. Il fatto di non avere una riserva strategica pronta per questo tipo di evenienza è stata pagata. Ecco, questo è un punto sul quale io ci tengo molto. Se abbiamo, dopo la crisi petrolifera degli anni 70, una riserva strategica di idrocarburi, se i vigili del fuoco hanno la colonna mobile con tutte le riserve pronte, è ora di capire che la sanità deve avere anche lei la sua riserva strategica di tutto per far fronte, almeno nell'immediato, a esigenze eccezionali quali quelle del Covid. Bene.